Salve a tutti, in questa intervista parliamo di energia cristica. È qui con noi Roberto Landi, ricercatore spirituale che condivide da anni un percorso di risveglio chiamato La Via dell'Energia Cristica. 10 anni fa ha iniziato a canalizzare e manifestare dal suo cuore l'energia cristica e la lingua perduta degli Elohim. Conduce seminari in tutta Italia, ritiri spirituali e sedute individuali. Ciao Roberto! Benvenuto. Ciao Angela, ciao a tutti quanti voi. Ciao. Ciao. Allora, la tua storia intanto è decisamente interessante perché tu facevi tutt'altro. Quindi hai lasciato il lavoro, adesso ce lo racconti, Sì. perché effettivamente c'è stato qualcosa che è stato al di sopra di qualsiasi cosa tu stessi vivendo in quel momento, quindi hai sentito, diciamo così, questa chiamata. Che cosa è successo 10 anni fa? Allora, prima di parlare di 10 anni fa, secondo me, credo che ognuno di noi poi no, sente una spinta e non nasce semplicemente da Sì, quel momento, ma è una sì. spinta che nasce come per molti di noi fin dalla nascita, no? Quindi Sì. sicuramente tanti che stanno ascoltando si sono sentiti fin da bambini un po' particolari, un po' diversi. E sentivano che c'era dell'altro, ecco, questo è qualcosa che ha riguardato anche me fin da bambino. Sono stato sempre un bambino, prima di tutto, sicuramente molto introverso, ma soprattutto alla ricerca. Non sapevo bene di cosa, però cercavo, nel senso che sentivo profondamente che c'era una voce dentro di me che mi diceva che c'era qualcosa di più rispetto a quello che vivevo. E l'ho raccontato tante volte, ero molto portato a stare con delle persone più grandi di me, cioè adulte. Sì. Perché? Perché, diciamo, in qualche modo nella mia mente questa cosa mi poteva dare la possibilità di avere qualche tipo di risposta che chiaramente non ricevevo, anche perché nemmeno io sapevo esattamente cosa chiedere. E quindi poi, con l'arco del passare degli anni, in qualche modo però mi sono allineato, no? Proprio perché mi sono iniziato a sentire diverso, tanto diverso, anche chiaramente chi era intorno a me, insomma. Ha cercato, no, di portarmi alla normalità, come succede un po' a tutti. E La quindi, normalità secondo loro, certo, la precisiamolo. normalità della società, diciamo, Sì, per quello che ci viene descritta come normalità, no? infatti. E quindi c'è stato per tanti tanti anni questo allineamento, se vogliamo dire così, e questo soffocare questa parte, finché poi sono avvenute delle cose forti, importanti nella mia vita e queste, come succede spesso, queste mi hanno portato di nuovo a prendere una sorta di schiaffone e questo schiaffone mi ha detto: «Uè, qua ti devi rialzare, devi fare qualcosa». E quindi sono tornato a dare seguito poi a quella voce. E ho iniziato a cercare, cercavo, cercavo, ho cercato tantissimo. E difatti, come ti dicevo, quando abbiamo parlato un pochino, ho iniziato la mia ricerca attraverso il Reiki. E poi ho continuato a cercare proprio perché sapevo che la via era quella della ricerca, però allo stesso tempo non riuscivo mai a trovare qualcosa che mi facesse sentire pienamente poi quello che sono, Roberto, cioè il Roberto che è venuto a portare comunque il suo essere in questa vita e a portare quelle che sono, possono essere le sue caratteristiche. E in questo mio cercare chiaramente c'è stata anche una vita normalissima, ho avuto una figlia e compagna e lavoravo, ho lavorato per tanti anni in
in questa azienda, questa multinazionale di software. E qui veniamo alla storia, alla mia storia. Quindi per tanti anni ho lavorato in questa azienda come manager. E in questa azienda, proprio perché questa azienda è una multinazionale, sono stato portato molto a girare in tante parti del mondo, soprattutto in Sud America. Finché però a un certo punto, ed era già un momento in cui io mi stavo molto, proprio perché stavo dando forza a quella voce interiore e quindi quel lavoro che per tanti anni in realtà mi faceva sentire super realizzato. Certo. Faceva sentire pienamente me perché comunque era un ragazzo giovane che andava in giro per il mondo, che aveva dei guadagni importanti, quindi era qualcosa che mi faceva sentire molto realizzato, no, in quel momento nella materia, per come in realtà pensavo e credevo dovesse essere la realizzazione, no? Però ecco, avendo iniziato poi un percorso in quella ricerca di quelle risposte della mia voce interiore, negli ultimi anni questo lavoro è diventato per me molto, molto faticoso. Molto faticoso perché? Perché arrivavo la sera che ero veramente stanco, quasi distrutto. Immagino. E non perché facessi un lavoro di fatica, perché in realtà non facevo un lavoro di fatica, ma semplicemente perché continuavo. Da una parte c'era questa direzione a cui stavo dando forza, però dall'altra continuavo a utilizzare tantissimo la mia mente, perché poi il manager ancora di più fa quello, perché controllo dei progetti, controllo delle persone, controllo dei budget, controllo, era un controllo Continuo proprio. costante e continuo, rispondere a 50, 60, 70 mila al giorno, quindi cose veramente Terribile. erano diventate allucinanti per me. Certo. E in realtà avevo anche iniziato quasi a nascondermi nell'andare in giro, quindi cercavo più di non andare in giro. Invece, però, a un certo punto la mia azienda, diciamo la mia azienda, ma in realtà so benissimo che è stato, per come le definisco io, il padre. E questa mia azienda mi ha chiesto di andare a lavorare. Non è che me l'ha chiesto, mi ha detto che dovevo andare a lavorare in Palestina. Non c'era modo di dire no, come avevo fatto in altri momenti negli ultimi anni. Quindi sono andato a lavorare lì in Palestina. Sono stato lì per 3 volte, in realtà non sono stato tantissimo, perché sono stato lì sempre la prima volta un paio di settimane, la seconda volta anche forse 3 settimane, non ricordo neanche più bene. E in realtà poi la terza e ultima volta sono stato un giorno e mezzo, perché anche in quel periodo, quando ero ritornato lì per quell'ultima volta, erano iniziati di nuovo dei scontri, lancio dei missili, cose di questo tipo. E quindi, dopo Purtroppo. che ero arrivato, il giorno dopo, diciamo, la segretaria della mia azienda mi ha chiamato immediatamente, mi ha detto: prendi e torna immediatamente a Torna. Roma, è diventato pericoloso. Quindi, ecco, questo mio toccare lì è stato così, di poche settimane. Sono stato lì proprio in Palestina, al centro, diciamo, più commerciale della Palestina, che è Ramallah, però questo poi nei weekend mi ha portato ad andare in giro, chiaramente. Certo. Sono stato lì in Terra Santa, così. E devo dire, in quel momento, quando sono stato lì, sì, ho sentito delle cose L'energia del molto luogo, certo, belle. Sì, ho comunque sentito delle cose la molto belle, condivisione, però. immagino, sì, certo. Però diciamo che mai mi sarei aspettato quello che poi è capitato successivamente, perché dopo circa un mese che sono rientrato e che stavo già a Roma, quindi dopo quell'ultima volta di un giorno e mezzo, e durante la notte c'è stato il mio primo contatto con la frequenza che noi definiamo dello Spirito Santo, che è anche in realtà anche la madre stessa. E questa frequenza, praticamente, cosa ha fatto? Prima di tutto ha iniziato, osservavo, mi faceva vedere il mio corpo e delle parti del mio corpo che venivano sollecitate. Prima di tutto il cuore, ok? Quindi prima di tutto il cuore. Infatti la mia condivisione della frequenza cristica nasce proprio attraverso il cuore che è collegato. E poi ha iniziato anche a raccontarmi, diciamo, delle cose di me, a raccontarmi cosa stava avvenendo, di che cosa si trattava, e
Ed era, devo dire, la prima volta che mi capitava qualcosa Non di questo sei tipo. spaventato da questa cosa quando ti è successa? Ma in realtà all'inizio, poi quando ho aperto gli occhi, ero tra l'incredulo e forse anche il non credere in quello che, no, proprio in quello che era avvenuto. Però immediatamente ho iniziato a sentire un dolore molto forte sul cuore, che era il punto che era stato sollecitato e che vedevo che era stato sollecitato. E questo dolore in realtà me lo sono portato avanti per tanti, tanti mesi, ed era fortissimo, perché ecco, la sensazione che ho avuto per tutto quel tempo era proprio di avere un qualcosa di conficcato nel cuore, come se fosse un, so, Ma non ti sei coltello. preoccupato a livello medico? Non sei andato a farti Non mi vedere? sono preoccupato, no, sono stato, tra quanto non ero molto nella fede, sono stato molto nella fede, proprio perché comunque mi erano state dette delle cose che ricordavo, quindi avendo associato Ok. questa cosa ho detto è questo. Ok, E c'ho poi pian fiducia, piano, vado avanti, insomma, ecco. molto, direi molto davanti, ma voglio dire, soltanto i pazzi, no? Poi danno forza poi alla loro manifestazione, no? Perché poi vanno proprio contro ogni cosa che noi pensiamo che sia la normalità, no? Certo. Anche il ragionamento stesso, no? Questo lo sappiamo come funziona. E quindi era, diciamo, fine giugno, inizio luglio, e dando seguito a quella chiamata a fine settembre, ho deciso di dare le mie dimissioni e di iniziare a condividere questo, perché in realtà mi era stato, diciamo, suggerito di condividere questo. Sappiamo che c'è sempre il libero arbitrio, no? Quindi qualsiasi cosa accada, siamo sempre noi che scegliamo, a prescindere Chiaro. da quello che può essere detto, no? Però lì, proprio perché io stavo vivendo già un periodo di grande soffocamento, quindi ho ricevuto questo tipo di chiamata e ho dato immediatamente seguito, in realtà non rendendomi bene conto di quello che sarebbe avvenuto. Perché? Perché uno, condividere cosa e come, perché non lo sapevo, Chiaro. e due, non sapevo neanche a livello, diciamo, emotivo, emozionale, strutturale, cosa sarebbe accaduto alla mia vita. Okay. Perché in realtà poi, quando ho fatto questa scelta, lentamente mi sono reso conto di che tipo di scelta era. Sul Certo. momento sono stato preso, come dire, quasi dall'entusiasmo, diciamo, no, di questa chiamata e di questa mia spinta, perché sentivo forte questa spinta di andare in Certo. questa direzione, però non mi rendevo bene conto di quello che sarebbe avvenuto. E in realtà poi è quello che accade a ogni singolo essere che poi sceglie di dare seguito a una spinta, a un sentire, proprio Interiore, perché certo. non c'è una direzione predefinita, la direzione la costruiamo e la creiamo noi facendo ogni singolo passo, no? Durante il percorso, certo, assolutamente. Ma Sono chi ti era intorno, familiari, amici, come l'ha preso questo tuo cambiamento così drastico? tutti contenti, mi hanno battuto anche le mani, proprio. Hanno fatto festa, sto scherzando. Immagino, hanno Diciamo detto tu sei che matto, come minimo, ti hanno detto, no? sì, beh, diciamo anche hanno chiaramente, ma lo comprendo, hanno anche in qualche modo cercato di farmi tornare sui miei passi, diciamo così, no? Per Certo, essere per essere delicati. normale, ovviamente, secondo i canoni della società, No, devo come abbiamo dire, detto prima. mia sorella è stata l'unica che mi ha in qualche modo sostenuto, anche protetto, mi ha dato proprio una mano sotto questo aspetto. Però ecco, quando si sceglie di manifestare noi stessi, quindi anche di portare quello che noi sentiamo profondamente, no? Che ci appartiene, e questo lo dico per tutti coloro che stanno facendo
stanno cercando di fare quel tipo di scelta o stanno lì per farla, o anche che l'hanno fatta e si trovano in un momento di difficoltà. Ecco, dobbiamo comprendere che quando noi scegliamo di andare in quella direzione, quindi facciamo quel tipo di scelta, si mostrerà a noi, quindi si paleserà a noi tutto ciò che ci separa da quella scelta, tutto ciò che non ci permette di manifestarla, no? Certo. Perché altrimenti come potrebbe mai manifestarsi completamente se ci sono tanti muri ancora che ci separano da quello, tanti filtri che ci Giusto. separano da quello? Quindi ecco, quello che vi posso dire è che ho attraversato tanta roba, ho avuto a che fare Immagino. con Niente tanti. zona comfort proprio, Ho assolutamente. avuto a che fare con tanti miei demoni interiori, tantissimi, Certo. perché sono scattati tutti in maniera molto viva, si sono presentati. Poi ecco, comunque ero abituato a un certo tipo di vita. Avevo, come dire, anche abituato mia figlia a un certo tipo di vita, quindi è stato uno dei grandi combattimenti miei interiori, è stato proprio il fatto della grande paura di non poter poi più dare a mia figlia quello che gli avevo sempre dato nella vita. Okay? Certo. Proprio perché poi, per quello che mi riguarda, io non ero mai, fin da quando sono uscito da scuola, ho iniziato subito a lavorare, ho avuto sempre un, come dire, anche una stabilità, uno stipendio fisso da sempre. Quindi non ero neanche abituato a quel tipo di passaggio, quindi passare Ah, proprio, se certo. vogliamo dire, no, molto, in maniera molto basica, non ero neanche abituato proprio al lavoro indipendente piuttosto che quello dipendente, ero sempre stato abituato in un certo modo. Quindi per me è cambiato tutto completamente, si sono scatenati tutti i dolori, tutte le paure relative a quel camminare in quel modo, no? E ci sono stati anche dei momenti molto forti in cui ho pensato anche di mollare. Anche perché quando ho fatto quel tipo di scelta, come dicevo, la mia mente era ancora molto presente, molto importante. Quindi, anche quando ho scelto, la mia mente lì, che era ancora molto viva, ha iniziato a crearsi, a generare delle storie, delle cose che sarebbero accadute. Assolutamente, sì, certo, la Ok, mente fa questo, purtroppo. cose fantasmagoriche, anche a livello di diventare famosi, cose di questo tipo, no? E quindi più andava avanti questo mio camminare, passavano i mesi, poi un anno, 2 anni, e più questo non avveniva, e più quel dolore, quella paura legato anche a tutto questo, alla sopravvivenza stessa, diventava sempre più forte, sempre più forte. Devo dire, la mia grande fortuna è stata sempre che poi, in quei momenti di grande sconforto dove stavo mollando completamente, poi avveniva sempre qualcosa che mi riportava a me. L'ho raccontato proprio qualche giorno fa a una mia amica, che sono stato domenica a fare un seminario a Torino, e lei da Salerno è venuta a Torino e poi siamo tornati in treno insieme. E gli ho raccontato proprio questo momento di grande sconforto. Erano passati quasi 2 anni e mezzo, tre, forse 3 anni, e stavo mollando tutto, stavo decidendo di mollare tutto, proprio perché tutto quello che la mia mente mi aveva detto che sarebbe accaduto, in realtà non stava Niente. assolutamente avvenendo. Quindi c'era questo grande divario che si era creato. E grazie a una mia amica che mi ha invitato a vedere, era uscito al cinema il film di Yogananda, Il sentiero della felicità, che è un film bellissimo che racconta la storia di Yogananda, questo grande maestro, no? Che tra l'altro è anche legato proprio alla via dell'energia cristica, perché fa parte proprio dello stesso tipo di lignaggio, tutto il suo lignaggio fa parte proprio del lignaggio cristico. Ecco, Yogananda non lo conoscevo assolutamente, però sono andato proprio perché questa mia amica mi ha invitato, vado a vedere questo film, meraviglioso, perché ci sono proprio tantissime scene di lui, cioè filmati proprio di lui, dei primi anni diciamo, 1930, 1940, 50, insomma, è bellissimo.
E alla fine del film rimango lì seduto, aspettando i titoli di coda mentre la gente andava via. E mentre stavo osservando questi titoli di coda, sento entrare dentro di me una cosa fortissima, veramente forte, tutti i brividi sul corpo. Allora lì immediatamente mi dico: allora qui c'è qualcosa che devo vedere con questo maestro. Allora vado a casa, vado su internet e inizio a cercare dei libri. E il primo libro che mi esce fuori nella lista è Lo Yoga di Gesù. Yoga di Gesù, qui fa scopa con me. Allora che faccio? Vado a comprare, ordino questo libro, sia Lo Yoga di Gesù che poi anche l'autobiografia di uno yogi, che è quello suo più famoso in realtà, che io Sì, poi ho letto esatto. dopo anni, che io ho letto poi in realtà dopo anni, perché io immediatamente ho letto quello. Andando a leggere quello, a un certo punto di questo libro, a metà di questo libro, viene descritto esattamente quello che era accaduto a me nel mio primo incontro con lo Spirito Santo. Ah, E quindi lì proprio Esattamente ricevo di nuovo una grande spinta, perché io stavo mettendo in dubbio proprio quello, stavo mettendo in dubbio proprio tutto quell'accaduto, proprio perché, come dicevo, Certo. la mente mi raccontava delle cose e quelle non accadevano, io stavo iniziando sempre più a dubitare, a dubitare. E quando leggo questa cosa, lì riparto di nuovo con grande, grande forza e grande spinta. Ecco, come hai detto bene tu, la via che condivido l'ho chiamata la via dell'energia cristica. L'ho chiamata la via dell'energia cristica da Cristo, proprio perché, diciamo, il Cristo per me è il mio maestro di riferimento. È il maestro con cui, diciamo, c'è più affinità per tante, tante ragioni. Poi ce ne sono anche altri che, ad esempio, anche Yogananda stesso, perché, ripeto, poi fa parte dello stesso lignaggio, anche Yogananda. Quindi da Cristo è nata la parola cristica, energia. Che non ha niente però a che fare con la religione, diciamolo, perché Nulla comunque. sicuramente a che fare con la religione. Si chiama in questo modo perché in realtà nel nostro stare insieme noi condividiamo proprio la frequenza cristica, ok? Perché in realtà Cristo significa imbevuto ed è stato colui che era stato completamente imbevuto di questa frequenza, che è in realtà la frequenza della creazione, cioè la frequenza madre, matrice di ogni cosa, colei che ha creato e che crea ogni cosa. Questa frequenza nasce dal sole centrale, quindi non il nostro sole del nostro universo, perché sappiamo che ci sono tanti universi, sono tanti soli, ma esiste un sole centrale, se vogliamo dire così, da dove tutto è nato, se vogliamo dire il padre, per quello che mi riguarda lo chiamo il padre. Ecco, il cuore di questo sole centrale è l'energia cristica, la frequenza cristica, che è la frequenza quindi matrice. Infatti è la frequenza che contiene in sé tutto. Okay? Quindi questo sole, come tutti i soli, ha tanti raggi e tutti i raggi in realtà sono tutte le creazioni, quindi tutto ciò che noi conosciamo. E soprattutto tutto ciò che non conosciamo, che è molto, molto, molto di Più più. Molto ampio, sì, esatto. più ampio, non è neanche definibile. Non è neanche definibile. Quindi ecco, ad esempio, se vogliamo parlare del Reiki, come possono essere altri tipi di energie, sono dei sottoraggi della frequenza cristica. Okay. Sono, diciamo, dei raggi con Diramazioni, ecco, sì, diciamo sì, delle emanazioni diramazioni. con una caratteristica precisa. Okay. Ok. La frequenza cristica invece in realtà non ha nessun tipo di caratteristica, è la frequenza zero, cioè colei da cui si crea ogni cosa. Okay? E difatti quello che accade in realtà è che quando uno entra in contatto con questa frequenza, qualsiasi cosa è pronto a risvegliare viene risvegliata, perché quella frequenza contiene in sé già tutto. Tutto, ok. Contiene in sé già tutto. Quindi quello che piano piano ho iniziato a fare è proprio iniziare a condividere questa frequenza. E semplicemente quello. Poi in realtà ho avuto, soprattutto per i primi anni, tanti contatti di diverso tipo, dove ricevevo delle indicazioni, dove venivo portato
fare dei miei processi prima di tutto sul corpo, perché ricordiamoci che per poter fare dei passaggi di frequenza è il corpo che prima di tutto deve cambiare, perché è lui che porta la frequenza, Certo. okay? Che la sostiene. Quindi piano piano ricevevo queste informazioni le andavo poi in qualche modo a decodificare, a trascrivere su dei quaderni, se sentivo che era qualcosa che doveva essere portato alle persone, se sentivo che era semplicemente qualcosa che era riferito soltanto a me, lo tenevo per me. Ecco, per i primi anni ho fatto tanto questo, quindi creavo questi seminari con delle scalette, delle cose, e questo percorso in realtà contiene tantissime cose come tipi di seminari. Proprio perché sono stato portato nel corso degli anni a toccare, a integrare dentro di me, nel mio campo, tante informazioni. Perché ricordiamoci che se una persona non ha dentro al suo campo l'informazione, non è in grado di condividerla con l'altro, okay? Può Assolutamente. condividere. Soltanto ciò che conosce, chiaro. Esatto, ma che conosce, che ha sperimentato su di sé. Perché la Assolutamente. conoscenza, purtroppo, quando si parla di conoscenza, molto spesso si confonde la conoscenza della mente, che quello può dare un'informazione, ma è della mente, non porta a fare un processo interiore, ok? Esatto. Molto raramente può portarlo a fare. Chi è che ti può portarlo a fare? Qualcuno che contiene in sé già nel campo quell'informazione, e quindi è in grado di direzionare, di spingere verso quel tipo di direzione, no? Sì. Quindi esattamente questo. E quindi nel corso degli anni sono stato portato a fare questo. Ormai in realtà da molti anni quello che avviene però è semplicemente che ricevo l'indicazione sul tipo di direzione, ad esempio, da dare nel seminario, come ad esempio adesso tra qualche giorno, proprio questa domenica, che cos'è, 25 febbraio, farò il seminario su Michele e il sole insieme, proprio perché è colui che è l'essere solare, no? Perché in passato già avevo fatto un seminario su Michele, ma questa volta questa informazione è cambiata, deve essere collegata al sole, e semplicemente quello che farò è andare lì nella giornata a ricevere le informazioni per poi condividerle insieme attraverso l'energia del gruppo che si crea, senza seguire nessun tipo di scaletta. Ed è poi quello che accade anche nei miei ritiri. Comunque, la matrice del nostro trovarci insieme nei seminari, nei ritiri, anche nelle sedute individuali quando le faccio, è la frequenza cristica prima di tutto, a prescindere dal tema che si sceglie nella giornata, Sì. diciamo così, perché nei ritiri in realtà non c'è neanche il tema. Però nei seminari che c'è il tema che viene scelto, la matrice è comunque la frequenza cristica, E perché quindi come la quello condividi, questa semplicemente frequenza? attraverso il cuore. Ci sono dei momenti in cui ci fermiamo e c'è proprio un passaggio attraverso il cuore, ma anche in realtà quando iniziamo proprio la giornata nel parlare, già ci sono persone che vanno in tachicardia, perché il primo Perché si punto che crea conosco un campo energetico, si crea un ovviamente, campo, sì. giusto. Perché diciamo la peculiarità che ha il mio cuore, che gli è stata donata quando c'è stato questo mio primo incontro, è proprio di condividere questa frequenza direttamente attraverso il cuore e poi di portarla su questo piano direttamente, ok? E quello che accade è semplicemente che questa frequenza è la frequenza più alta che si può incontrare, no? Quindi, quando questa frequenza viene condivisa nel campo che si crea, ogni persona, sappiamo che ognuno di noi porta con sé una sua frequenza di base, in base al suo stato di coscienza. Quindi, la sua frequenza di base entra in contatto con la frequenza cristica che vibra molto, molto Decisamente, velocemente. certo. Semplicemente viene sollecitata la frequenza di quella persona a vibrare di più, e questa nuova vibrazione, questo picco che tocca,
già va a fare delle cose, Certo. va a muovere delle cose, aprire delle porte interiori, ok? Già questo, a prescindere dal tema poi su cui Del lavoriamo durante seminario. il giorno. Quindi accade questo, proprio perché c'è, va in risonanza. Ricordiamoci che la frequenza, no? Genera, anche se noi non lo sentiamo, genera un suono, Sì. ok? E questo suono viene condiviso e il suono più alto, questo succede anche se metti degli strumenti, ad esempio a corda, si Certo. allineano, tendono ad allinearsi, quindi il suono che vibra di più porta l'altro a vibrare il più vicino possibile a quel suono più alto. E questo avviene Ok. sempre, costantemente. E questo è ciò che accade attraverso la frequenza cristica, che è poi la frequenza dell'amore, perché la frequenza della creazione è proprio la frequenza dell'amore proprio primordiale, se vogliamo chiamarlo. Sì. E quindi accade questo. Infatti noi durante i seminari lo facciamo soltanto con le persone nuove oramai, perché noi che è tanto che camminiamo sappiamo perfettamente quello che avviene. Però, ad esempio, gli diamo la possibilità di fare delle misurazioni attraverso la scala Bovis, non so, Sì, penso che la conosca. la Ok, conosco, sì. ok. E quindi facciamo fare queste misurazioni prima di iniziare e poi alla fine per far vedere cosa accade alla propria frequenza, che viene sollecitata molto. E poi ecco, le persone consiglio Sì, sempre di perché la portare. frequenza di base solitamente sta sui 6.500-7.000, quindi immagino che, non lo so, che a quanto arriva, tipo 18.000, quanto arriva quando una No, persona sta lì, guarda, anche di più? dipende molto dalle persone, per Ah, molti, ok. molti anche più. Diciamo che per le persone che iniziano sicuramente va intorno ai 18, 20, ma per persone che in realtà già stanno camminando da molto, anche 60, 70, qualcuno 100. Accidenti. Deve Sì. essere una bella scossa, perché Ma passare da un'energia di base una così alta, dà delle sollecitazioni proprio fisiche sicuramente importanti. ci sono Sì. infatti delle. Allora, in realtà, prima di iniziare, l'unica cosa che cerco sempre di dire, spero sempre di dirlo perché può essere qualcosa che può far paura in alcuni momenti, è il Certo. fatto del cuore, perché sicuramente il cuore viene sollecitato, ok? E quindi può accadere in alcuni casi che le persone sentono questo cuore che va in tachicardia, sentono il cuore che inizia come a divenire più grande, si sentono quasi in alcuni momenti come un senso di soffocare, semplicemente perché si sta espandendo il cuore, quindi dà anche questa Certo. sensazione, no? Sensazione come se salisse, sì. Esatto, questa sensazione è come se salisse, quindi chiaramente ci può essere qualcuno che si spaventa se non lo fa, però è semplicemente che il cuore viene sollecitato e viene portato proprio ad essere più presente, perché ricordiamoci che il nostro essere è qui, no? Qui c'è la nostra anima, qui sotto c'è la nostra scintilla divina e quando queste due parti iniziano a lavorare insieme, noi iniziamo ad ascoltare, no? Queste parti, allora avviene il miracolo, perché diveniamo noi il miracolo, no? In realtà, proprio perché piano piano torniamo a sentire questa voce interiore ci parla di noi e quindi parlandoci di noi ci racconta e ci dice quali passi vanno fatti per arrivare a noi e per essere sempre più quell'essere che in realtà la nostra anima richiede, no? Di Certo. portare, no? E di condividere nella vita, perché poi è questo. Ed è così che poi la vita inizia ad assumere dei colori diversi. Perché? Perché sempre più noi siamo portati a fare delle azioni dove noi ci sentiamo che ci siamo realmente. Non sono più azioni condizionate da qualcosa o da qualcuno. Sono azioni dove noi stiamo realmente scegliendo per noi e di noi. E quindi quei passi ci fanno sentire vivi ed è così che poi la Certo. vita diventa viva, altrimenti viviamo sempre una vita da morti, in realtà, una vita morta, no? Sì, sì, Perché sì, sì. poi è questo che Diciamo accade. che la prima cosa è nel qui e ora, quindi sei qui e fai ciò che sei, perché poi quello è. Esattamente, esattamente. È chiaro che poi fare questo
all'inizio è molto tosto, diciamo, no? Certo. Perché come è accaduto a me, che io ho fatto il doppio salto carpiato, forse neanche rendendomi conto in realtà, però ho Stato un bel azzardo, direi. iniziato così, però è chiaro che quando ci si inizia a muovere attraverso quella voce, no? Del qui e ora si deve mettere in dubbio ogni cosa, perché quella vocina non crea proiezione della mente. Ti dice semplicemente vai in quella direzione perché tu lì ci sei e per comprendere se ci sei devi fare il passo, se no non Certo. hai qualcuno che ti dice vai, fai il passo che succede questo, succede quell'altro, perché se sta avvenendo quello è ancora la mente, come era avvenuto a me, che la mente mi aveva detto un sacco di cose, in realtà stava avvenendo tutt'altro, no? Perché poi è Sì. questo che è accaduto, no? E quindi è chiaro che lì inizia tutto un momento di grande destrutturazione dell'essere, no? Quindi si deve passare attraverso questa destrutturazione. Ecco, questo percorso è un percorso proprio che va in questo tipo di direzione, quindi di risvegliare l'essere. Quindi non è un percorso per imparare a fare questo o quello, ma semplicemente per essere questo. Che poi, durante il percorso, conosco più di una persona che sta camminando da molto tempo, no? Attraverso questa via che prima di tutto ha, diciamo, un po' smantellato la sua vita, la sta ricreando, ma soprattutto in questo camminare ha scoperto delle sue caratteristiche, dei suoi talenti che sta portando fuori, okay? Perché poi è questo l'essere che ci richiede, proprio di portare fuori ciò che siamo. Perché poi, ecco, ci fa sentire veramente quel fuoco dentro quando noi abbiamo la possibilità di Di condividere nella esprimerci, nostra certo. vita ciò che sentiamo realmente che ci appartiene. E questo che accade. E questa via fa questo. Essendo una via che si chiama la via dell'energia cristica, che cosa fa? Va a risvegliare nel cuore la coscienza che nel mio caso si chiama coscienza cristica. Cioè il Cristo interiore, il Figlio. Perché il Cristo è venuto a portarci proprio questo tipo di informazione, che ognuno di noi poteva risvegliare la coscienza cristica. E il nostro camminare su questo piano è proprio un camminare verso quel risveglio, per divenire quell'essere risvegliato. Ed è questo che ognuno di noi è chiamato a fare. Ognuno poi lo farà chiaramente A con suo le sue modo, certo. caratteristiche, perché questa via non ha nessun tipo di dogma, non ha nessun tipo di direzione di qualche tipo, semplicemente ti porta a sentire te attraverso le spinte che si ricevono e piano piano uno si costruisce attraverso Certo. quel destrutturare e sentire sempre più, destrutturare e sentire sempre più. Però torna, ci saranno momenti in cui ci sarà un grande dolore perché dovrà essere attraversato, e poi attraverso quel dolore attraversato ci sarà una grande spinta e una grande gioia che si riacquisisce una parte di noi e Sì, stai ci si parlando sente. praticamente quella che viene definita la notte buia dell'anima, no? Perché devi passare attraverso il dolore per poi uscire fuori da questo tunnel e andare fuori verso quello che ti aspetta veramente, Ma che tu certo, sei. assolutamente, questo accade sempre. Quando c'è qualcuno che dà, come dire, delle scappatoie che faccio io, No, vieni qua, allora io dico sempre scappate a gambe levate perché c'è qualcosa che non va, perché in realtà possono esistere tutte le tecniche che volete, quello che volete, ma in realtà poi ci si deve passare attraverso. Perché se non siamo noi a trasmutare la cosa, questo non potrà mai avvenire attraverso qualcun altro. no, E anche assolutamente. perché ci sono stati, come dire, fior fiori di grandi maestri, e non è che tutti quelli che stavano intorno ai grandi maestri si sono risvegliati, soltanto pochi lo hanno fatto. Quindi se non sono riusciti loro, ma potete immaginare se ci riesce qualcuno di Ma diverso sì, di figurati, certo. me. Ok? Quindi, ma questo è, bisogna prendersi, finché non ci prendiamo la responsabilità
scegliere di camminare verso noi, di dire io per me ci sono in questo momento, vado nella mia direzione e continuo. Ci saranno delle cadute, ma ci saranno anche poi dei grandi movimenti interiori e delle Giusto. grandi aperture, okay? Perché poi accade questo, accade esattamente questo, ed è una meraviglia dell'essere, perché Immagino. ecco, ripeto, potersi sentire vivi in quello che si fa è qualcosa che non ha, come dire, non ha prezzo, non può essere paragonato a nulla, perché ecco, quando si sta in quel tipo di scelta, si sta veramente con se stessi, cosa che altrimenti non accade mai, non lo facciamo mai, proprio perché tutte le nostre scelte sono state sempre condizionate dalla nostra struttura, da chi è intorno a noi, da tanto altro, no? Anche da tutto il nostro, dei vari passaggi animici che abbiamo fatto, quindi c'è Sì, tanto certo. questo. E quindi è meraviglioso man mano che accade questo, man mano che accade questo. Però si deve sapere che si devono attraversare delle cose, e tante cose si devono attraversare, proprio perché siamo fatti di tanto. Quindi anche quelli che raccontano che fai il percorso che diventi felice, questo avviene con il Dopo, tempo. Con il dopo. tempo. Ok? Avviene con il tempo. Oppure chi si aspetta, ah, vado a fare quello così adesso poi sto bene, che stai bene? Devi andare a attraversare, devi avere il coraggio di andare lì. Se non fai quello, è inutile fare questo giochino di andare a fare dei percorsi spirituali che non ti porteranno da nessuna parte, perché se non mi prendo la responsabilità attraverso quella spinta che ricevo di andare in profondità di quello che mi viene mostrato, perché il percorso ti mostra, no? Ti dice, vai adesso, sta accadendo questo, vacci dentro, no? Se non fai questo, nulla potrà mai avvenire. La responsabilità è sempre e soltanto nostra di farli quei passi. Però ecco, si ha proprio la possibilità piano piano di tornare a sentire quell'amore, che prima di tutto è un amore che nasce per noi, no? Però poi è un amore che nasce poi nella sua totalità. Devo dire, la frequenza cristica, la bellezza e soprattutto la forza della frequenza cristica è che in alcuni momenti dà la possibilità alle persone proprio di percepire quello stato di unità e di amore in quello stato di unità. In alcuni casi addirittura si protrae anche per qualche giorno, una settimana. Chiaramente non può rimanere costante perché Certo. la persona ha ancora tanti muri e tanti filtri, però lo ha sperimentato, quindi si è creata una via dentro, prima di tutto. E Certo. soprattutto sa che esiste e che cos'è. Perché un conto, sai, leggerlo sui libri, è un conto ascoltarlo da qualcun altro, Giusto. è un conto averlo sperimentato. Perché una volta sperimentato non si può neanche, come dire, raccontare più storie, perché sa di che cosa si tratta, sa qual è il suo reale stato, ciò che può essere veramente, non può dirsi più che non lo conosce. Quindi lì ancora di più c'è un grande senso di responsabilità, proprio perché ormai conosce, e se sta negando quello che ha toccato sarà una grande negazione, sarà ancora più tosta, diciamo, no? Lo credo. Quindi questo, ecco, questo percorso dà questo tipo di possibilità, proprio di risvegliare questa coscienza, la coscienza del Cristo, la coscienza cristica, e lo fa poi, ecco, come dicevi tu, si sente anche molto sul corpo, ok? In alcuni momenti ci sono proprio delle sensazioni forti sul corpo, proprio perché il corpo inizia a vibrare, c'è qualcuno anche che va addirittura in vibrazione proprio in maniera forte, però comunque si sente sul corpo, e ad esempio anche semplicemente con una giornata, ma a volte anche faccio anche dei piccoli workshop di 2 ore e mezza, e semplicemente anche con 2 ore ci si sente stanchissimi. Le persone Certo. hanno come la sensazione come di aver fatto una maratona, no? Senti, ma invece negli incontri individuali
cosa fai Cosa nelle accade? Allora, sedute? sì, incontri individuali in realtà sono di due tipi. Uno che è la prima seduta che ho sentito di fare qualche anno fa, che si chiama in realtà Scintilla Divina. Perché? Perché si riceve questa energia per circa mezz'ora, 40 minuti. E mentre faccio questo osservo delle cose, diciamo, ok? E alla fine di questo trattamento mi collego al cuore della persona e ricevo un messaggio per quella persona. E in questo messaggio ci sono due parti fondamentali. La prima parte dove viene spiegata a grandi linee la tematica su cui ha lavorato la seduta. E la seconda parte invece contiene una specie di viaggio guidato che dà la possibilità poi alla persona di continuare il lavoro anche successivamente. Perché? Perché questo messaggio poi dovrà essere utilizzato per un paio di settimane. Ok? Ascoltato almeno una volta al giorno, perché ogni volta si ascolta, si entra in campo la frequenza cristica. Poi si segue il viaggio guidato e si continua a fare il lavoro, quindi si continua ad andare ancora più in profondità su quella tematica su cui ha lavorato la seduta. Okay. Queste sedute possono essere fatte sia di persona che anche in realtà, ad esempio, al telefono. Questa prima seduta che ho descritto ora in realtà non serve neanche al telefono perché basta mettersi d'accordo sull'orario. La persona si mette lì con la musichina da sola, io inizio a fare il trattamento e semplicemente alla fine gli mando il messaggio Che hai terminato. È un po' come un reiki a distanza, diciamo, Una ecco. sorta di reiki a distanza, gli mando questo Sì. messaggio alla fine e poi dopo alla fine, dopo che l'ha sentito, ci sentiamo al telefono un attimo per parlare della seduta. Certo. L'altra seduta invece che ho chiamato integrazione dell'essere. Che cosa fa? È una sorta di regressione, però è una regressione, se vogliamo dire, multidimensionale, perché si viene portati attraverso la frequenza cristica davanti a un portale, che è il portale del cuore. Faccio attraversare questo portale e da lì in poi semplicemente vi faccio dire ciò che accade e insieme si lavora, perché insieme. E si può andare a lavorare direttamente sul karma, risoluzione di dolori, risoluzione, non so, di momenti di questa vita, risoluzione di altri piani, risoluzione di altri, diciamo, altri momenti di passaggi animici che abbiamo avuto. Possono avvenire tantissime cose e possono essere toccati in realtà attraverso questa seduta più cose. Perché quello dipende molto dall'essere che sta facendo la Certo, seduta. Quindi certo. potrebbe toccare una cosa sola, anche se è molto difficile una cosa sola, devo dire. Perché le risoluzioni sono molto veloci, ok? Perché attraverso la frequenza cristica e quella lingua degli Elohim posso andare a fare delle risoluzioni in maniera molto veloce. L'importante è che si mostrano. Quindi ecco, questa seduta è molto più, come dire, più spingente e dà la possibilità di fare più cose, però mette anche quella persona molto più, come dire, deve avere la forza e il coraggio di andare in quel tipo di direzione. Certo. Ok? Cioè, quindi se la deve sentire di fare Perché è tanta questo. roba, insomma, ecco, Perché è tanta diciamolo. roba che può accadere. Ok? È tanta roba, si deve mettere proprio a contatto con me durante tutto questo processo. Insomma, è una cosa forte e importante da fare. Quindi, di. È per persone che si sentono pronte ad affrontare quel tipo di lavoro, che è un lavoro però molto bello. Anche lì poi registro, in questo caso registro proprio tutta la seduta, e normalmente la registrazione può durare, la seduta può durare circa 50 minuti, un'ora, un'ora e un quarto, qualcuno è arrivato anche un'ora e mezza a volte, ecco. Poi dipende da quanto ci si spinge, da quanto si è pronti, perché là non sono io che decido il tempo e tutto quanto, semplicemente ogni qualvolta poi vengono processate delle cose e chiedo
chiedere al proprio cuore se il processo è terminato oppure se c'è altro che deve essere osservato o se si mostra lì intorno dove si trova in quel momento quell'essere, quindi va avanti così tutta la seduta. E anche questa viene fatta anche a distanza, anzi, in realtà faccio molto più sedute a distanza che di persona, molto E più così, sedute. per fortuna, almeno può essere utile un po' a tutta Italia, perché altrimenti saresti Sì. limitato a Roma, perché insomma siamo a Roma. Sì, poi con il traffico e tutto, anche a Non è Roma. un po' difficile. Che sia così veloce la cosa. No, poi con tutti questi Arrivo cantieri che devono aprire per il giubileo sarà sempre peggio, prima. perciò. Mamma mia, sarà veramente Ok, una situazione tosta. allora ti ringrazio, sei stato molto esaustivo su tutte le cose che ci hai detto, quindi chi vuole può contattarti sotto questo video, c'è la tua mini biografia, un po', qualche parolina in più rispetto a quello che ho detto all'inizio. E c'è il tuo sito internet, ovviamente, la tua email, quindi chi vuole si rivolge a te per qualsiasi cosa, per il ritiro spirituale che stai per organizzare, per qualche seminario a tema o per sedute individuali. Ah, Ok? no, grazie a te, grazie a te. Come dicevo, oggi il ritiro spirituale che faremo, sono andato proprio a vedere Loreto proprio per questo ritiro che ci sarà a inizio aprile. Quindi vediamo. Quello che vorrei ribadire è che le persone cerchiamo tutti quanti noi di spingerci sempre più dentro di noi, perché ecco, quello spingerci ci darà sempre di più la possibilità di riabbracciare noi nella nostra vita. Ed è quello lo scopo Importantissimo, anche del nostro perché seminario. se no siamo qui soltanto per esistere, ma non per vivere poi alla fine, no? Esattamente, Quindi ma soprattutto quell'abbraccio non è uguale. immagino. Non è uguale. Ti ringrazio, ciao Roberto, Ciao. ciao, 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 ciao. Ciao, ciao.